Accelerata da parte del comune di Brindisi, che ha aperto la procedura telematica per l'affidamento dei lavori di revamping dello stadio comunale Franco Fanuzzi in relazione agli interventi legati ai Giochi del Mediterraneo 2026, con il rifacimento della gradinata dello stadio Franco Fanuzzi di Brindisi e la completa ristrutturazione dell'impianto di gioco del precampo, 6 milioni di euro complessivi, al quali se ne aggiungono altri 4 per interventi delle zone di parcheggio e di via abilità in contrada Masseriola, un primo intervento che segna un passo importante di avvicinamento e soprattutto di inizio dei lavori. Entro il 2026 saranno previsti questi ulteriori lavori sullo stadio Fanuzzi, sarà previsto il rifacimento, come giustamente lei ha detto, del precampo, tutta la zona del precampo, lavori sulla tribuna di miglioramento statico della tribuna, sarà prevista anche la copertura e stiamo verificando anche la possibilità, in base a quello che sarà poi il quadro economico finale, della possibilità dell'unione fra la tribuna e anche la curva. Inoltre sarà migliorata la viabilità, invece per quanto riguarda la zona della Masseriola, la viabilità istituendo anche una rotatoria, e poi saranno previsti degli interventi sullo stesso impianto del Palaerio. La somma all'incirca si aggirerà sui 10 milioni di euro, quindi 6 milioni sul Fanuzzi e 4 milioni invece sull'impianto della Masseriola. I lavori dovranno essere terminati entro il 2026, però mi sembra di aver già dato dimostrazione che in pochissimo tempo siamo riusciti a fare anche qualche opera miracolosa l'anno scorso con il rifacimento dello stadio Fanuzzi, già per quanto riguardava le opere per la partecipazione appunto al campionato di Serie C, e la struttura tecnica ha dimostrato di essere all'altezza e lo sarà anche in questa occasione.